dopo che ci siamo aiutati insieme subito a metterci in un sentimento e un clima di preghiera, adesso abbiamo ascoltato una pagina degli Atti degli Apostoli, della parola di Dio, e come ci invitava Papa Francesco, proviamo a portare dentro di noi questa parola di Dio che ci parla di un episodio di straordinaria importanza che è capitato il giorno della Pentecoste, che era una grande festa per gli ebrei ed è diventata una grande festa per i cristiani, perché in quel giorno della Pentecoste è avvenuto quello che anche nell'icona è rappresentato, che vediamo anche dietro le nostre spalle, che vedete anche nel libretto inserita dentro il cellulare. Non guardiamo il cellulare, guardiamo il disegno che c'è. Ecco, quello che è rappresentato qui da un artista contemporaneo, padre Lupnik, rappresenta in un'immagine, in un'icona, quanto gli altri apostoli raccontano. E raccontano che Gesù radunò i suoi apostoli su un colle, un monte, e dopo aver detto loro: andrete in tutto il mondo a predicare il mio Vangelo, però prima tornate a Gerusalemme e aspettate lo Spirito Santo. Gesù salì al cielo, gli apostoli non lo toccarono più, non lo videro più con i loro occhi, e tornarono a Gerusalemme, in un posto che conoscevano bene, dice gli altri apostoli, una stanza superiore, era la stanza del cenacolo, dove Gesù aveva vissuto l'ultima cena con loro, e loro tornano a riunirsi. Sono tutti gli apostoli, sono nominati. Poi ci sono anche alcune donne, quelle che stavano sempre vicino a Gesù e lo seguivano, e le più coraggiose lo hanno seguito fin sotto la croce, lo hanno preso tra le loro braccia, lo hanno deposto nel sepolcro, lo hanno incontrato risorto all'inizio di Pasqua. Queste grandi donne erano con gli apostoli e tutti erano intorno a Maria, ecco, che vediamo bene, la madre di Gesù. Cosa facevano? Attenti. La parola di Dio dice che erano concordi e perseveranti nella preghiera. Concordi vuol dire con lo stesso cuore. Pregavano tutti insieme con lo stesso cuore. E perseveranti vuol dire che continuavano a pregare senza stancarsi, non si staccavano. E che preghiera facevano? Una sola. Chiedevano da Gesù che era salito al cielo il dono dello Spirito Santo. Ecco la preghiera che facevano. Quindi tutti con lo stesso cuore, apostoli e donne e Maria, e senza stancarsi in quel cenacolo, chiedevano da Gesù il suo Spirito Santo, e Maria gli aiutava a fare questa preghiera, perché Maria lo Spirito Santo lo conosceva bene, era l'unica che lo conosceva, perché lo aveva già ricevuto. Quando l'angelo andò
cosa dice l'angelo? Dice a Maria: lo Spirito Santo scenderà su di te. Maria aveva già ricevuto lo Spirito Santo. E sapeva cosa voleva dire avere lo Spirito Santo nel cuore, perché era stato lo Spirito Santo che l'aveva aiutata a rispondere. Ecco, sono pronta, seguo la volontà del Signore, lo Spirito Santo. Sapeva Maria cosa voleva dire avere lo Spirito Santo nel cuore, e non solo, sapeva anche cosa poteva fare lo Spirito Santo, come poteva trasformare una persona. Lei era stata trasformata dallo Spirito Santo, perché come l'angelo sempre le aveva detto, che per opera dello Spirito Santo concepirai un figlio, e Maria resta incinta di Gesù senza il concorso di un uomo. Per lo Spirito Santo, Maria conosceva lo Spirito Santo, gli aveva cambiato la vita, e quindi Maria aiuta gli apostoli a pregare, perché anche loro ricevano lo stesso Spirito Santo che cambi la loro vita. Ed ecco che mentre prega, con lo stesso cuore e senza stancarsi, quando arriva il giorno della festa di Pentecoste, Gesù fa scendere il suo Spirito Santo su ogni apostolo, non tutti insieme, uno per uno, e sulle donne, una per una, anche con un simbolo, un segno, lingue di fuoco, che entrano dentro di loro e li trasforma, perché subito gli apostoli trovano la forza, gli cambia la vita, di uscire, aprono le porte del cenacolo e vanno, cominciano a predicare il Vangelo e arriveranno fino ai confini del mondo. E quando cominciano a predicare il Vangelo, lo Spirito Santo fa un miracolo straordinario, raccontato. Parla, e chi li ascolta sono tante persone che non si capiscono tra di loro perché parlano lingue diverse. Ci sono greci che parlano il greco, romani che parlano il romano, egiziani che parlano appunto l'egiziano. Non si capiscono tra di loro. Tutti ascoltano gli apostoli ma non si capiscono. Parla Pietro, capiscono tutti. Il miracolo delle lingue. Pietro parla una lingua che capiscono tutti. È la lingua di Gesù, la lingua dell'amore. Gesù aveva insegnato la lingua dell'amore. Amatevi come io vi ho amato. Pietro parla questa lingua, tutti lo capiscono. È una lingua universale per tutti. Ecco la forza dello Spirito Santo che ha veramente cambiato gli apostoli, come ha cambiato me. Allora, immaginiamoci lì, ma non c'è lì. Qui adesso ci immaginiamo come gli apostoli e le donne, visto che ci sono tante ragazze e donne qui, bene, ci immaginiamo come gli apostoli e le donne, non come una fantasia, ma siamo proprio così, siamo concordi nella preghiera. Cosa bella. Preghiamo tutti con corpo, con cuore solo. E ce la facciamo. Ce la facciamo con cuore solo. E siamo anche perseveranti. Perché
dobbiamo ancora staccarci. Ma ci siamo staccati. E allora adesso, ragazzi, tutti, io per primo, con cuore solo e senza staccarci, come gli apostoli, chiediamo per ognuno di noi lo Spirito. So che qui ci sono alcuni di voi che hanno fatto da poco la carisma. E con la carisma l'avete ricevuto da poco lo Spirito Santo. Penso che tutti noi qui, anche i più piccolini o piccoline, siamo battezzati, penso tutti. Non ho visto un musulmano, mi pareva però. Tutti battezzati, quindi col battesimo abbiamo ricevuto tutti lo Spirito Santo. Adesso però proviamo a chiederlo che entri ancora dentro di noi. Perché vedete, lo Spirito Santo ci cambia il cuore e ci cambia la vita. Tra poco ascolteremo la testimonianza di quattro, perché non è una coppia, amici e amiche, che hanno fatto delle scelte di vita, hanno risposto alla chiamata del Signore. Li ascolteremo brevemente. Come mai hanno fatto queste scelte? Non li mettiamo qui in mostra per far vedere che sono bravi. Saranno anche bravi, forse. Li mettiamo qui in mostra per far vedere cosa fa lo Spirito Santo, che è entrato nel cuore loro e li ha portati a fare certe scelte. E così per ognuno di noi.